raccontatore. Una nuova mostra importantissima qui al Centro Italiano della Fotografia d'Autore, al nostro CIFA di Bibbiena, presso le ex carceri. Domani alle ore 16:30 ci sarà la presentazione di questa importante mostra che ha un respiro nazionale ed anche internazionale di un'importante fotografa italiana, Giorgia Fiorio. Ringrazio quindi innanzitutto la FIAF e con il suo presidente Roberto Rossi per aver organizzato questa nuova iniziativa davvero di un livello molto alto, importante non solo per il Casentino, ovviamente, ma anche per tutta la provincia, la regione ha un respiro davvero nazionale, quindi vi invito a partecipare perché sono eventi che rendono, danno una maggiore ricchezza al nostro territorio e ci portano quindi ad avere un punto, ad essere un punto di riferimento per la fotografia a livello nazionale. Quindi venite numerose alle 16:30 di domani, sabato 9 aprile, qui a Bibbiena presso il Centro Fotografico. Domani alle ore 16:30 inaugura una mostra sicuramente molto molto interessante, molto intima. È la mostra di Giorgia Fiorio, con la quale vogliamo aprire questo nuovo anno 2022, un anno che sarà estremamente importante per il Centro Italiano della Fotografia d'Autore, perché vedrà al centro dell'anno, proprio a giugno, l'inaugurazione della grandissima esposizione Ambiente, Clima, Futuro. Ma iniziamo proprio alla grande con questa mostra di Giorgia Fiorio. Giorgia Fiorio è un'autrice abbastanza particolare, ha avuto in età giovanissima un periodo dedicato al mondo dello spettacolo, ha partecipato a tre Sanremo, ha fatto l'attrice, ma questo già subito intorno ai 20 anni ha deciso che quello non era il suo mondo e è andata a New York a studiare fotografia. E proprio, diciamo, la sua mentalità si sviluppa in quel periodo e proprio quello che è stata la sua curiosità, la sua attenzione si sviluppa proprio per il progetto di laurea della scuola di New York, andando a fotografare i pugili nelle palestre del Bronx. Da lì capisce che il suo interesse è fotografare gli uomini, ma le comunità ristrette di uomini che sul lavoro o su altri tipi di attività, ma sostanzialmente sul lavoro, e quindi prende il via questo percorso che durerà 10 anni e che la porrà all'attenzione internazionale della fotografia. La sua caratteristica, che poi ripercorriamo in questa mostra, che ha proprio il valore di ripercorrere i 30 anni di storia, che lei ha lavorato a tre macro argomenti. Il primo è proprio quello degli uomini, fotografando i pugili, i toreri, la legione straniera, i pescatori, i minatori che vediamo qui dietro di me, i vigili del fuoco. Quindi tutte queste comunità di uomini. E poi il secondo lavoro che esponiamo e che sarà la parte principale di questa esposizione, invece il lavoro che è durato tutto il primo decennio del 2000, che è il Dono, un lavoro realizzato in 30 paesi del mondo, dove è andata a fotografare il rapporto dell'uomo con la religione e il sacro, nelle varie sfaccettature, nelle varie tipologie di lavoro. E infine finiamo col lavoro del terzo decennio, che è un lavoro che sta ancora continuando a fare, che è un lavoro Humanum, l'archeologia dell'essere, praticamente un lavoro fatto fotografando volti di statua e cercando lavorando con le luci, di dare vita a queste statue in modo che ciascuno di noi potesse sentire l'essenza di questa persona o ritrovasse il suo spirito. Quindi si concluderà con una carrellata di ritratti, la mostra, ritratti di personaggi importanti della vita di Giorgia Fiorio, filosofi, fotografi, scrittori che ha incontrato nel suo cammino. Quindi domani alle 16:30 avremo il piacere di avere qui Giorgia con noi e sarà sicuramente un pomeriggio estremamente interessante. Vi aspettiamo.